Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in un nuovo Let's Play. Oggi inizia Leggende Pokémon Arceus. Non vedevo l'ora di cominciare questa nuova avventura nella regione di Sinnoh del passato. Questo è il mio regno, un luogo al di là del tempo e dello spazio. Ti do il benvenuto. Io sono colui che voi umani chiamate Arceus. Mostrami dunque il tuo aspetto. Beh, non credevo che una divinità avesse bisogno di avere prove del nostro aspetto, però. Ma andrò sul classico. Oddio, veramente mi piacerebbe molto questo qui, però andrò sul classico. E dimmi, qual è il tuo nome? Certo che sta divinità, cominciamo bene. Allora, scherzi a parte, ci chiamiamo Link, proprio un nome del passato. Link. Presto ti troverai in un mondo a te sconosciuto. Un mondo abitato da creature misteriose. Creature che voi umani chiamate Pokémon. Link. Incontra tutti i Pokémon. Allora mi mostrerò di nuovo a te. Praticamente noi siamo John Titor. Letteralmente è quello che è successo. Noi siamo tornati nel passato. O è meglio dire siamo andati, più che tornati. Attenzione, qualcuno ci chiama. Svegliati, forza, wake up! Addirittura. Ma sono i Pokémon? Sei ancora vivo, spero. Ok. Ma sul Monte Corona? Ma nei trailer non c'era quel coso. Ma ok, ci arriviamo con calma. Non ti dico che spavento mi sono preso quando ti ho visto precipitare dal cielo. Fortuna che stai bene, via. Ma cos'è, Pisano? E tu chi sei? Dove mi trovo? Questa è la spiaggia origine. Che c'è? Hai forse battuto la testa e perso la memoria? Ma tornando a noi, che strani indumenti. Per caso conosci qualcuno che abita da queste parti? Non. Boh. Evidentemente no. Che pasticcio. Hai almeno un posto dove andare? Non ne ho idea. Ricapitoliamo, non conosci nessuno dei dintorni e per giunta non hai un posto dove dormire. Un notevole pasticcio, direi. Siamo sicuri che riuscirai a cavartela da solo? Non so che fare. Capisco. Beh, in ogni caso non ho certo intenzione di abbandonare qualcuno in difficoltà. Che sbadato, stavo quasi per dimenticarmene.
Stavo inseguendo questi piccoli fuggiaschi quando ti ho visto precipitare dal cielo. È curioso, sembra quasi che questi tre Pokémon avessero in qualche modo previsto il tuo arrivo. Ah, a proposito, sai cos'è un Pokémon? Certo. Ah, per fortuna. Sarai anche caduto dal cielo, ma perlomeno tutte le rotelle al posto giusto. Come ben sai, questi tre sono esemplari delle misteriose creature che chiamiamo Pokémon. Comunque, tu come ti chiami? Oh, Link, hai detto? Che nome peculiare, mai sentito. Ma sono sicuro che ha un bellissimo significato. Beh, significa collegamento. Fatti due conti. Che tra l'altro il nome Link è adattissimo per questa serie, visto che, beh, dai trailer noi siamo coloro che andranno a completare il primo Pokédex e quindi a collegare umani e Pokémon per la prima volta, per davvero. Oh, sorry, sorry, che villano, non mi sono nemmanco presentato. Nel passato usavano nemmanco. Il mio nome è Laven e sono un professore Pokémon. In soldoni, il mio lavoro consiste nel cercare di scoprire il più possibile sui Pokémon. Ad esempio, queste tre piccole pesti. Ma scappano? Non hai controllo sui tuoi po sui... o meglio, i tuoi Pokémon, non lo so. Oh, miei adorati Pokémon, dove andate? Perché fuggite da me? Sii gentile, qui ci sono dei Pokémon fuggiaschi da catturare. Ehi, voi tre, aspettate! Ok, allora già vedo effetti bellissimi. Telecamera completamente regolabile. Praticamente siamo in un'enorme terra selvaggia. Perché ad oggi solo nelle terre selvagge si poteva ruotare la tele. Mamma mia, ragazzi! Il masso che si forma. Oh, Game Freak, quanti calci ti darei se fossi Tajiri che sta a casa male. Allora, ok, intanto si può salire, non c'è nessun ostacolo, meno male. E i massi. Oh, cioè, possiamo accucciare con B per schivare. Aspetta, con ZL si aggiusta la visuale. Con i pulsanti direzionali. Ah, si apre il menu. Ok, e ZRK. Ah, comandi. Ah, ma schiva, ma non posso ancora schivare. Ok. Oh, si può salire qui sopra. Ok, hanno reso, insomma, interagibili più aree. Però muoviti, accelera. Ah, cavolo, aspetta, 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 aspetta. Così, così è ancora più veloce. Ah. Ok. Quindi premendo R3, L3 voglio dire, si accelera. C'è qualcosa che emette luci e suoni. Che cos'è? L'Archaeus Phone. Eh sì, si è visto. Hai trovato un oggetto che sembra uno smartphone. Sembra il tuo smartphone, ma la forma è un po' diversa. Sì, praticamente gli hanno messo una cover diversa. Ti sembra di avvertire inoltre una strana energia. Tra l'altro, la cover dell'Archaeus Phone è in vendita dal 20. Dovrebbe già essere in vendita veramente. Oggi è il 25, ma dovrebbe già essere in vendita. È apparso un messaggio sullo schermo. Ti affido, insieme a questo Archaeus Phone, una missione. Incontra tutti i Pokémon. Vabbè. Una missione importante. Questi fiorellini. Ok, carini. Peccato che non si possa saltare. Se si poteva saltare era meglio. Allora, ecco l'Aven, va. Ma proprio mi chiama lui? Ok. Ah, se solo riuscissi a mandare a segnarmi un lancio. Oh, giovine caduto dal cielo, sei venuto ad aiutarmi dunque. Ho cercato di catturare Pokémon fuggiaschi, ma le mie Pokéball sono volate tutte a vuoto. Ah, giusto, giusto. Forse prima è meglio che ti dia qualche informazione su quei Pokémon. Quella è Rowlet. Tra l'altro, sono tutti quanti modelli 3D come si è visto dalla scena iniziale. È capace di effettuare la fotosintesi proprio come le piante e lotta lanciando le sue affilatissime penne. La fotosintesi.
Allora, la fotosintesi è stata scoperta nel 1905 per la prima volta. Quindi qua siamo almeno 1905. Però in Pokémon l'era è relativa. Sì, il modello è 3D, si vede. Oh, Cyndaquil! Quello laggiù invece è Cyndaquil. La fiamma che brucia sul suo dorso diventa più potente quando è arrabbiato o spaventato. E per finire, quello che se ne sta lì vicino al laghetto è Oshawott. Lo si vede spesso sonnecchiare a pelo d'acqua e lotta usando quella specie di conchiglia che ha sul ventre. Ah, ma dove ho la testa? Stavo quasi per dimenticare un'ultima, importantissima cosa. Come catturare i Pokémon, naturalmente? Tieni, eccoti delle Pokéball. Ti basterà lanciarne una per catturare un Pokémon. Wow, 50 Pokéball! Strumento per catturare i Pokémon selvatici viene creato a mano una volta raccolti tutti i materiali necessari. Oh, sorry. Forse non è una spiegazione proprio esaustiva. Allora, ti ricordi cosa ho detto prima? I Pokémon sono creature misteriose. Ma perché ti chiederai tu? Cosa hanno di tanto misterioso? Semplice! I Pokémon possono rimpicciolirsi fino a diventare microscopici! Ed è qui che entra in scena la Pokéball. Lanciando una di queste mirabili invenzioni all'avanguardia contro un Pokémon, quest'ultimo si rimpicciolirà entrando tosto nella Pokéball. Ed è questa, signore e signori, quella che si chiama comunemente cattura. Ma entrando tosto? Non ho nessun altro a cui chiedere. Aiutami a catturare i miei tre piccoli fuggiaschi, sii gentile. Prendi bene la mira, colpisci il Pokémon con una Pokéball e il gioco è fatto. Non che io sia mai riuscito a mandare a segno un lancio, la mia mira lascia un po' a desiderare. Perfetto. Ovviamente poi le informazioni non è che ve le sto a leggere tutte. Oh. Mamma mia, che botta. Ottimo. Oh, i miei complimenti, sei riuscito a catturare un Pokémon, ottimo lavoro, Link. Il tuo talento nella cattura ti sarà davvero utile da queste parti, puoi contarci. Ci sono ancora due Pokémon fuggiaschi. Che strano, però. A vederti si direbbe che tu non abbia fatto paura dei Pokémon. Beh, sono creature misteriose, è vero, ma da qui ad averne paura. Vedi, anche con il lancio ad effetto. Preso? Ottimo. Notevole, Link! E pensare che tantissime persone qui hanno timore persino ad avvicinarsi ai Pokémon. Ne rimane uno solo adesso. Forza all'opera, Pokémon alla mano! Ed è Oshawott che se ne sta lì, tranquillo. Prendiamo la mira e lanciamo la Pokéball. Oh, ma è scappato! Eh già, purtroppo può succedere. Le Pokéball in effetti non hanno un tasso di cattura del 100%. Ma non ti scoraggiare. Riprova e vedrai che andrà meglio. Ok, rieccoti. Ah, al pelo proprio. Posso andare in acqua? Oh sì, mi sono bagnato i piedi. In bassa risoluzione, tra l'altro. Oh, allora, abbiamo catturato tutti i fuggiaschi. Ti ringrazio di cuore. Non so proprio come avrei fatto senza il tuo aiuto. Li avevo appena portati al villaggio per le mie ricerche, ma non danno retta a niente e a nessuno. Vedessi come sono filati via. Come ho detto prima, è come se avessero avvertito che stavi per arrivare tu. Beh, sia come sia, devo farti i miei complimenti. Sei un portento con le Pokéball. Sebbene tu sia appena arrivato, sai già catturare Pokémon senza problemi. Com'è possibile? Non lo so. Deve esserci un motivo dietro la tua repentina comparsa. Incontra tutti i Pokémon? È un Arceus Fon, dici? Che aggeggio singolare. Sembra quasi che serva a mostrarti la via. Se permetti, avrei un grande favore da chiederti. Il tuo aiuto mi sarebbe molto prezioso. Il mio sogno è di portare a compimento il primo Pokédex di questa regione. Ora, questa frase è molto particolare perché il primo Pokédex, quindi già è una cosa che si sa, ma di questa regione.
Quindi ne esiste già uno di un'altra regione? Sai cos'è un Pokédex? Si tratta di un meraviglioso lavoro di ricerca, un'opera monumentale atta a contenere informazioni su tutti i Pokémon. Ma ahimè, per registrare i Pokémon c'è bisogno innanzitutto di catturarli. Le Pokéball sono invenzioni recentissime, e ci sono davvero poche persone in grado di utilizzarle per catturare i Pokémon. Un bel cruccio, non trovi? Quando ecco che sei sbucato fuori tu, un portento della cattura. Il tuo obiettivo è incontrare tutti i Pokémon e il mio è quello di catturarli tutti. Mi pare che una collaborazione sia d'obbligo. Che ne pensi dunque? Sei disposto ad aiutarmi a realizzare il mio sogno? Ma sì, dai, ci sto. Ci conosciamo appena, ma da questo momento noi due saremo colleghi di ricerche. Il nostro obiettivo è completare il Pokédex. Ma adesso andiamo al villaggio. Ci sono tre Pokémon da riportare indietro. Per non parlare di te poi, dobbiamo pensare a trovarti vitto e alloggio. Seguimi allora, ti porterò al nostro amato villaggio Giubilo. Bellissima inquadratura sullo squarcio nel cielo. Noi dovremmo essere caduti da lì, credo, visto che credo sia un portale. Buonasera, mia cara sentinella. Come sempre, il suo occhio vigile ci fa sentire tutti più sicuri. Mi sono preso la libertà di portare al villaggio questo giovine. Gli sono in debito per aver aiutato me e i miei Pokémon. Villaggio brulica di vita. Da questa parte, prego, seguimi, sii gentile. Questo è il villaggio Giubilo. Si è notevolmente sviluppato grazie all'opera del Team Galassia. La strada che stiamo percorrendo è via canale. La gente mi fa dei commenti su di me. Il villaggio è stato costruito appena 2 anni fa, c'è sempre tanto da fare. E dato che non sappiamo molto sui Pokémon, persino uscire dal villaggio non è così scontato. L'edificio imponente che vedi in fondo alla strada è la sede del Team Galassia. Salve, scusate l'intromissione nella vostra vita privata. Puffarbacca! Quasi mi passava di mente! Bisogna fare rapporto sui Pokémon fuggitivi! Tu aspettami alla trattoria, sii gentile! È lì, subito dopo il ponte, si chiama La Tovaglia di Lino. La Tovaglia di Lino? Un misterioso potere ti indica la strada. Ah, ok. Va bene, quindi con meno apriamo la mappa? Facciamo subito una prova allora. Eh sì! Non ne sappiamo poi molto. Va bene. Salve. Ok, mi danno informazioni utili sulle loro cose. Esamina, ponte canale. Va bene. Ma ci picchia. Se volessi andare un attimino più giù, posso esplorare quanto voglio. Oh, il lavoro nei campi. Ah, ti rovino tutto. No, non sono così cattivo. Al villaggio Giubilo c'è gente strana. E anche tu, grazie, molto gentile lei. Ok, ma aspetta. Ah, si stanca a correre. Anche il fiatone, bene. Ah, area allenamento. Ok. Pacci. Lì. Ok, va bene. Non si può entrare. Forse non ancora. Ok, abbiamo un tempietto qui. Siamo riconoscenti. Pietra degli amuleti. La pietra degli amuleti protegge il villaggio Giubilo e merita tutta la nostra riconoscenza. Ok.
Bene. Allora andiamo dalla tovaglia di lino. Eccolo qua, va. Vabbè, è palesemente lino antenato. Ma Ilaria sospetta. Rampei. La tovaglia di lino è una trattoria riservata ai membri del Team Galassia. I forestieri non sono benvenuti. Gira al largo. E tu chi saresti? Che vestiti strani. E poi sono così leggeri. Io non me ne andrei in giro così tutto tranquillo. I Pokémon potrebbero farti molto, molto male. Se il guardiano ti ha lasciato passare, vuol dire che conosci qualcuno qui al villaggio. Forse conosci il professor Laven? Dopotutto è un forestiero anche lui. Non è molto rassicurante vedere che si lascia sfuggire i Pokémon. Però chi sono io per giudicare? Se non mi fossi lasciata colpire dal tono shock di quel Pokémon, non sarei finita a letto. Hai tutte le ragioni del mondo, Luce. Sono un tale disastro che mi vergogno. Professore! Ma da ora in avanti non avrai di che preoccuparti. Link è qui per darci una mano. Che faccia lei? Le dispiacerebbe spiegarsi meglio? Vuol dirmi che entrerà a far parte della squadra di ricerca? Ma insomma. Non può reclutare nuovi membri senza il permesso della caposquadra Selina. Alla mia autorizzazione. Caposquadra Selina! Sempre che dimostri di avere le capacità di cui abbiamo bisogno. Sono Selina e sono a capo della squadra di ricerca del Team Galassia. Un altro giorno del corpo di ricerca. Il professor Laven mi ha messo al corrente. A quanto sembra l'ho aiutato a recuperare i Pokémon fuggitivi. E ora vorresti mettere a nostra disposizione il tuo talento in cambio di vitto e alloggio. Occhio e croce, direi che hai più o meno 15 anni. Oh yes! Bene! Il che significa che hai l'età giusta per provvedere a te stesso. Accidenti! Tuttavia non mi è possibile accogliere nella mia squadra perfetti sconosciuti. Domani ti metterò alla prova. Fair, mi sembra più che giusto. E ora, mia cara caposquadra, vorrebbe unirsi a noi per cena? Immagino che avrà parecchie domande per il nostro giovine ospite. No, grazie. Preferisco assaporare le pietanze in solitudine. Ok. Riservata come sempre. Ebbene, vorrà dire che saremo solo noi tre. Abbiamo una quantità di cose da dirci. Mister Rampei, il solito per favore, dei moci di patate, ma questa volta per tre persone. I moci di patate, buoni. Mister Rampei, i suoi moci di patate non deludono mai, delicious come sempre. Mi sta per la mente che Laven viene da Unima, perché parla inglese. Anche se Unima, molti pensano che sia ispirata a New York, in realtà è ispirata all'Australia. Però vabbè. Allora, professor Laven, mi dica. Sarei curiosa di sapere dove hai incontrato questo tizio sperduto. Ah, giusto. Hai visto anche tu quel buco nel cielo, il cosiddetto squarcio spazio-temporale? Ebbene, il nostro giovine amico deve essere precipitato proprio da quel buco. Guarda un po'. Stento a credere che sia vero. Io sono un uomo di scienza e il mio lavoro è verificare i meccanismi che regolano i fatti che osservo. Ai miei occhi solo i fatti hanno importanza. Hisui, la regione in cui viviamo, è abitata da innumerevoli specie di Pokémon. Confermo, il compito della squadra di ricerca è indagare su tutte queste creature che vivono in zone erbose, boschive, costiere e non solo. I Pokémon, ecco, sono creature spaventose. Totalmente avvolte nel mistero, non c'è chiaro quale sia la natura dei loro poteri né quali siano le loro potenzialità. Ma ora possiamo contare sul tuo aiuto, Link. Hai catturato tre Pokémon. Voglio dire, ben tre, è un'impresa. Che io sappia, nessun membro del Team Galassia è mai arrivato a tanto. Ora potremo finalmente dare inizio alle ricerche sui Pokémon. Tre Pokémon! Gli esemplari selvatici ci attaccano a vista, quindi per noi è già tanto riuscire a catturarne uno. A onor del vero, i Pokémon che erano fuggiti in spiaggia non hanno attaccato. Ma credo comunque che la chiave sia nel suo approccio.
non ha paura dei Pokémon e per questo riesce ad avvicinarsi e a catturarli più facilmente. Dite un po', voi della squadra di ricerca. Vi sembra il caso di portare qui gente stramba e starvene seduti a mangiare come se niente fosse? La caposquadra si è pappata tra le altre cose ben 10 moci di patate, vi rendete conto? Capisco che la lentezza nei progressi del Pokédex vi innervosisce, ma non vi pare troppo? Ma ti pagheremo? In teoria? La caposquadra Selina sarà lieta di sapere che i giorni di abbuffate nevrotiche saranno presto un triste ricordo. Su, Link, serviti pure. Una volta che sarai parte del Team Galassia, non dovrai più preoccuparti di vitto e alloggio, anche se sei caduto giù dal cielo. Vai, mangiamo di gusto. Oh, dopo una bella abbuffata di moci di patate, possiamo ragionare meglio. Una cena in vero delicious. Capisco la sua soddisfazione, ma mi sembra che lei dimentichi una cosa importante. Link non diventerà un membro della squadra di ricerca se non supera l'esame. Non c'è motivo di preoccuparsi. Ho piena fiducia nelle capacità di Link. Ce la farà. Lo spero anch'io. Link, hai detto che ti chiami? Per stanotte puoi stare al nostro alloggio. Ma se dovessi fallire l'esame, dovrei lasciare il villaggio e vivere allo sbando là fuori, dove probabilmente ti aspetta la morte. Wow, molto diretti. Noi preoccupatissimi. Parla di morte, cavolo. La caposquadra Selina sa essere inclemente, in tal senso assomiglia a Hisui. La sua intransigenza ha il solo scopo di proteggere tutti noi. Bene, direi che è ora di andare a dormire. Sarai pure caduto dal cielo, ma non credo che ci sia pericolo che tu cada dal letto. Soprattutto da un letto di Hisui. Good night, my dear. Buon riposo. Un letto di Hisui, dici? Un ragazzo caduto da uno squarcio nel cielo. Al mondo succedono cose davvero strane. Eh già, direi. Ah, ma questo qua vende le Pokéball. Le bacche. Abbiamo bacca liegia, bacca pesca e bacca arancia. Ok. Poi c'è un sacco di gente poi. Ah, questo fa il taglio di capelli. Quindi è un barbiere. Ok. Direi però che è meglio andare a dormire. Così potremmo dar vita a un nuovo giorno. Riposa fino al mattino nel futon dell'alloggio. Un mazzo per raccogliere acqua potabile. È chiuso per evitare contaminazioni, ci credo. Un focolare in stile tradizionale mantiene caldo l'ambiente. Oh! La guida ricerca! Ok, ho capito. Salva i tuoi progressi per evitare che le attività giornaliere finiscano nell'oblio. Giusto! È inoltre disponibile la funzione di salvataggio automatico. Va bene. Che credo disattiverò. Una robusta cassettiera per riporre gli abiti. Wow. È uno specchio. Ah, cambiati, però solo questo. Allora, direi che possiamo riposare e quindi concludere il primo episodio. Sono successe tante cose. Buongiorno Link, hai sentito il tuono di stanotte? Da non crederci. Sei pronto per l'esame? Farò il tifo per te. Bene, allora io vi ringrazio amici per aver seguito questo primo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Vi ricordo ovviamente che la serie uscirà ogni giorno, un episodio al giorno,
In descrizione trovate ovviamente il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!